Sile, come hai detto tu, sono stati un po' gli artefici di questa cavata. Alla fine ho optato per un giocatore che dal tiro libero poteva darsi qualcosa in più, e non togliendo Moreno perché stava andando molto bene in difesa contro Schino. Quindi secondo me i ragazzi, soprattutto al Pece, come hai detto tu, hanno fatto un'ottima partita, sono venuti fuori nel finale facendo veramente una difesa forte, con grande agonismo, con grande energia. Altre domande? Ci volevo chiedere una cosa a Giampiero, se vuoi commentare l'espulsione eventualmente. Non ci sono detto uno scurato, ho detto una cosa inutile da spiegare. Io non ho detto nessuno, ero molto arrabbiato, sì. Anche ho dovuto dirgli una, due parole, no, ho detto una parola e l'ho ripetuto 2 volte, però come finire, ho detto all'arbitro quello che pensavo, con molta chiarezza, lui l'ha sentito con molta chiarezza. Quello che è successo, non è giusto commentare, ha vinto, ha dimesso. Però sì, mi sono arrabbiato perché l'etica. L'etica professionale deve andare su di tutto. L'arbitro, mi sono arrabbiato perché non c'è stato nulla per una fischiata, perché il tecnico fosse giusto o sbagliato. Un motivo di filosofico. Questo è proprio l'hai contatto, cioè. Certo. Fischiato è un motivo che deve andare al di là del discorso. Ma non per quella fischiata, non per quello che era successo prima. Però non è giusto commentare perché abbiamo vinto, infatti loro ci fanno fare il loro meglio, come cercano sempre di fare. Poi bisogna stare attenti perché siamo professionisti e essendo professionisti dobbiamo comportarci sempre da professionisti, siamo che. Però se potete, io l'ho detto, se potete non. Però non vuole parlare, ho parlato, ma se potete non scrivere perché non vuole parlare, se c'è la parte, anche se la trasmissione, se c'è la parte. No, non lo so. Grazie. Volevo chiedere una cosa, una partita sicuramente che in difesa comunque è stata giocata abbastanza bene, no? Loro stanno dando punti, però insomma, alla fine Skin e Slay hanno poi i punti. Loro siamo riusciti a limitare molto meglio Skin che Slay, e poi i loro 3 punti, soprattutto quello di Casini, che oggi si è saputo al centro. Insomma, Burini e anche Venderman hanno fatto un buon lavoro, perché non sui due nel tempo. Anche gli Achilles. No, noi avevamo preparato la partita, sì, sicuramente su Skin siamo riusciti, secondo me, a limitarlo molto molto bene. Forse abbiamo peccato aiutando un pochino troppo, perché sapevamo che quando entrava in area lui tendenzialmente con una certa situazione su un lato tende più a passare la palla, lo sapevamo, forse abbiamo lasciato qualche tiro di troppo ai lunghi, loro che hanno, diciamo, finito. Per uno su 6 casini forse sono stati fortunati, sì, perché uno o due tiri era abbastanza libero. Per quanto riguarda Tamasley, obiettivamente di questa sera l'unico che forse poteva accoppiarsi adeguatamente era Idi, per limitare un giocatore con quel talento, con la fisicità. Abbiamo cercato di tirare la coperta, ce l'abbiamo fatta perché abbiamo vinto, ma contro Slay forse non siamo riusciti a farlo come speravamo. Come ha preso al telefono, mi hai detto Israel, per su quale non le voglio fare, però dopo la partita contro, no, contro Pistoia magari le facciamo, allora te lo richiedo, adesso chiaramente per andare il blocco degli amici, però che ha scappato perda, scappato contro Casale Monferrato, noi siamo Latina. Allora ti chiedo, da 1 a 100 quante possibilità abbiamo? Diciamo che noi abbiamo 50% di possibilità di vincere la prima, ho scappato il 50% di vincere la prima partita con Casale, 25. 25%.
Sembra statistico questo. Abbiamo promesso che te lo dicevo. Questa è statistica applicata. Benissimo, ringrazio.